E chiudiamo in musica questa puntata perché sono venuti a trovarci due dei sette componenti dei Sabaton Quartet, uno dei gruppi calabresi più popolari, non avete bisogno di presentazioni, Roberto Bozzo e Trieste Marrelli. Voi Bisogno. kite l'avete mai praticato? Ma se vado io su quella tavoletta credo di affogare. Sono stato istruttore per anni, adesso ho smesso. Ah, sì, smesso. Allora, guardiamoci un pezzetto dell'ultimo vostro videoclip, dell'ultimo vostro lavoro che si intitola Danza Popolare e poi torniamo qui in studio a chiacchierare un po' con voi. Contaminazione davvero riuscita, latino e dialetto, il nostro dialetto. Com'è nata questa idea? Guarda, è nata dal fatto che mediante questa danza popolare noi abbiamo pensato di mettere insieme un po' tutte le classi sociali che purtroppo resistono nonostante siamo nel 2016, ispirandoci naturalmente a un'ambientazione antica. E quindi abbiamo pensato che il latino, la lingua dei colti, e il dialetto, quella invece verace di ogni singolo popolo, potessero convivere nella stessa musica grazie ad una danza popolare. La location è quella dei boschi, dei nostri boschi. Della Valle del Savuto, Sabbatum. D'altronde Sabbatum, lo ricordiamo, per chi non lo sapesse, appunto è proprio il nome latino del Savuto. A proposito di latino e a proposito di storia, vogliamo ripercorrere un po' la storia delle vostre origini, perché appunto forse non tutti sanno anche questo, che nasce il Sabbatum, in realtà in origine era un trio e poi? Eravamo in tre, siamo partiti nel 2005. Adesso festeggiamo 11 anni, qualche capello bianco in più, qualche capello in meno, qualche chilo in più, però siamo ancora qui a raccontarci, a raccontare tanto. E torniamo a raccontare di danza popolare, perché questo videoclip... Sì, perché è un lavoro che è partito qualche anno fa, diciamo la verità, perché il Sabbatum prima raccontava un po' quello che ci circondava, adesso ci stiamo guardando un po' dentro. Quindi un po' di introspezione. Molto intimista, perché hai visto, c'era il demone, c'era il giullare, c'è forse questa persona che alberga dentro di noi e noi cerchiamo di raccontarla attraverso una danza popolare, perché poi noi raccontiamo le origini ma guardandoci sempre all'interno. La vostra è una musica che non teme assolutamente né la sperimentazione, né le sperimentazioni, né le contaminazioni, perché tutti i generi riescono a fondersi in con un equilibrio insomma perfetto nelle vostre canzoni. Sì, noi crediamo, per dirla in una parola, nella globalizzazione dei suoni e dei generi musicali, una contaminazione sana che tende a mischiare, a migliorare un sound che altrimenti sembrerebbe omologabile con altre mille situazioni, perché si sa, le note sono 7 e i gruppi sono 7 milioni, quindi alla fine, mediante questo connubio di tante cose, abbiamo cercato di mettere insieme tanti elementi musicali e sonori che sembrano sbagliati ma sono giusti. E la risposta del pubblico e della critica poi vi ha dato ragione. Questa videoclip, appunto Danza Popolare, tra l'altro è stata scelta per... Sì, il brano, il singolo, quindi la versione audio, la canzone, è stata scelta da TV Servizi e Canzoni per una compilation che andrà a uscire nel mese di luglio, che si chiama Pizzica la Taranta e che insieme ai migliori gruppi di musica etnica del Sud Italia
darà l'idea a tutta la nazione di quella che è la pizzica e la taranta. Il tutto grazie alla Marasco Comunicazione, che ha prodotto il nostro video ed è la nostra produzione che sta spingendo forza su di noi. Voi avete superato ovviamente i confini regionali, quelli nazionali, siete stati in tournée all'estero, Sud America, insomma, Canada, quindi invece che cosa vi aspetta durante questa estate? Per il momento tante sono le date qua in Calabria, perché c'è in procinto di promuovere questo nuovo videoclip e questo tour, che prenderà appunto il nome dal videoclip, appunto Danza Popolare Tour, e quindi ci saranno tante sorprese. Vista la nostra grande popolarità, come hai potuto notare anche nel video, ci siamo dovuti camuffare, altrimenti adesso la gente ci ferma per strada. Rischiate poi per strada di rischiamo non poter più troppo camminare. Lui ha fatto il disperso, io ho fatto addirittura l'impassibile, l'introvato, ecco. Va bene, allora verremo ad ascoltarvi insomma in giro per la piazza. Calabria durante il vostro tour. Grazie mille, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Noi vi aspettiamo e ricordiamo che la firma del video è di Mauro Nigro, il regista. Bene, grazie mille.